E credo proprio che sia arrivato il momento di parlare di lui, Huawei Mate 20 Pro, questo ultimo super top di gamma della casa cinese che arriva proprio in questi giorni sul mercato ad un prezzo molto importante e che sorprende perché Huawei continua giorno dopo giorno, generazione dopo generazione ad alzare l'asticella della qualità dei propri prodotti che con questo Mate 20 Pro raggiunge un livello davvero elevatissimo. E se quindi Huawei Mate 20 Pro è un vero e proprio concentrato di tecnologia dove l'utente trova tutto quello di cui ha bisogno, siamo davvero a quel livello di perfezione di cui si sta parlando in questo periodo? Beh, scopriamolo all'interno di questo video. Prima di cominciare però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto per altri video come questi sapete già che cosa fare, lasciate un like a questo video. Davvero tanto di cui parlare su Huawei Mate 20 Pro, quindi mi sono preso un po' di appunti e cercherò di focalizzarmi su quegli aspetti che sono stati magari discussi anche in altre recensioni che probabilmente avete già visto, ma anche degli aspetti che non sono emersi e che vi voglio portare all'attenzione, partendo dal design, un design davvero incredibile di questo dispositivo che raggiunge una qualità costruttiva elevatissima che non mi sarei aspettato di vedere da Huawei, che già quest'anno ci aveva stupito prima con il P20 Pro e l'anno scorso con il Mate 10 Pro, ma stavolta raggiunge un livello che effettivamente Huawei non aveva mai proposto in passato. Faccio un complimento a questo telefono dicendo che secondo me se mi avessero detto che lo aveva realizzato Samsung ci avrei creduto, anche perché c'è sicuramente un po' di somiglianza nella parte frontale con lo schermo curvato sui bordi, ma allo stesso tempo ha un livello di costruzione e di qualità dei materiali e di finitura che è davvero impareggiabile. Secondo me è uno dei telefoni meglio costruiti e più eleganti attualmente sul mercato. Se c'è però una cosa che voglio evidenziare è il fatto che nel corso del tempo Huawei non ha mantenuto una coerenza estetica fra i propri dispositivi. Se guardiamo un Mate 10 Pro e lo confrontiamo con un Mate 20 Pro, sembrano due telefoni totalmente diversi, due telefoni realizzati da aziende separate. Ma lo stesso discorso vale a distanza di 6 mesi dal P20 Pro al Mate 20 Pro, che sono due telefoni totalmente diversi. Huawei quindi alza l'asticella della qualità costruttiva e dell'estetica dei propri dispositivi che sono davvero molto eleganti, ma allo stesso tempo non mantiene un'identità del brand molto forte ed è una cosa su cui secondo me l'azienda deve assolutamente iniziare a lavorare. Dello schermo di Mate 20 Pro si è poi particolarmente discusso in questo periodo perché a quanto pare alcune unità soffrono di un difetto di una tinta verde del pannello che ovviamente obbliga il consumatore a rendere il dispositivo a Huawei per farsene dare uno nuovo. Io devo dire che in questo caso non ho avuto assolutamente problemi col mio dispositivo e sono rimasto totalmente sorpreso dalla qualità di questo display che è letteralmente eccellente. Abbiamo quindi nella parte frontale un enorme pannello da oltre 6 pollici con tecnologia AMOLED e ad altissima risoluzione che ha dalla sua un notch e una doppia curvatura dei bordi che lo rendono un po' un ibrido fra un iPhone X e un dispositivo della gamma Galaxy di Samsung, ma che effettivamente poi permette al dispositivo di avere una sua identità particolare e una sua estetica, secondo me, molto piacevole. Lo schermo è quindi davvero eccellente, secondo me si raggiunge la qualità del pannello Super AMOLED di un qualsiasi dispositivo top di gamma di casa Samsung. L'unico difetto che vado a riscontrare, secondo me, sta nel riconoscimento corretto del touch. Nel momento in cui magari stiamo toccando leggermente con la mano i bordi curvi, qui Samsung ha lavorato nel corso del tempo per ottimizzare questo tipo di esperienza su tutti i propri Galaxy, stavolta Huawei, secondo me, deve ancora andare a rifinire un po' l'esperienza d'uso dei bordi curvi. Potrei adesso stare 2 minuti a leggervi la scheda tecnica di questo dispositivo, ma faccio prima a dire che a questo telefono oggettivamente non manca assolutamente nulla. Troviamo il nuovo Kirin 980, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage, anche espandibile tramite il controverso nuovo standard nano SD di Huawei. Possiamo eventualmente inserire due schede SD, c'è il lettore, la porta infrarossi, manca il jack delle cuffie, questo lo sappiamo, e soprattutto troviamo due metodi di sblocco che funzionano entrambi molto bene. Un sensore di impronte sotto il display che è preciso, sì, ma non è velocissimo, e poi un sensore frontale 3D che permette di riconoscere il nostro volto e avere una velocità di sblocco davvero elevata e una precisione paragonabile a quella che troviamo con il Face ID di casa Apple. Il lettore di impronte digitali sotto il display è una bella novità, anche se, come ho già detto, viene messo in secondo piano dallo sblocco 3D facciale, che la maggior parte delle volte sarà il metodo che poi finiremo per preferire per sbloccare il dispositivo. E sotto questo punto di vista, il fatto di avere entrambe le opzioni, beh, devo dire che qua non ci si può proprio lamentare. Che abbiamo i guanti o che abbiamo una sciarpa che ci copre la faccia, beh, troviamo sempre il modo di sbloccare il dispositivo. All'interno di questo device c'è davvero tutto e le prestazioni assolutamente non mancano. Huawei Mate 20 Pro è davvero una bestia.
E anche nel comparto batteria Huawei ha inserito praticamente tutto. C'è un modulo da ben 4200 mAh che ci permette di coprire abbondantemente tutta una giornata d'uso anche intensa, un utente che invece farà un uso più blando coprirà tranquillamente 2 giorni. C'è la ricarica ultra rapida tramite porta USB Type-C utilizzando il caricatore da ben 40 watt incluso in dotazione. Nel giro di un'oretta, anche meno, si riesce a caricare tutta la batteria, ma nel giro di mezz'ora siete già al 70%, quindi se veramente dovete caricare il dispositivo nel tempo di una doccia riuscirete tranquillamente a riempire la batteria. C'è anche la ricarica wireless, finalmente arriva anche per Huawei, e la ricarica wireless inversa: appoggiando un telefono sopra l'altro potete utilizzare il vostro Mate 20 Pro come fosse un power bank. E arriviamo adesso al punto debole dell'esperienza d'uso di questo smartphone, cioè il software. Un software basato su Android 9.0 Pie con l'interfaccia di Huawei che si chiama Emotion UI, anch'essa arrivata alla versione 9. Una Emotion UI che purtroppo evolve, sì, ma non abbastanza. C'è un'interfaccia leggermente rinnovata, ci sono delle opzioni in più, sono state tolte invece delle cose superflue, ma allo stesso tempo, sia da un punto di vista prestazionale, c'è ancora del lavoro da fare, ci sono degli evidenti bug che secondo me sono il classico bug di Huawei quando viene rilasciato un nuovo dispositivo con un nuovo processore, con una nuova interfaccia software, che quindi secondo me verranno risolti nel giro di un paio di mesi attraverso qualche patch. L'Emotion UI come sempre comunque divide l'opinione pubblica degli utenti, perché da una parte c'è chi apprezza la coerenza con cui Huawei è riuscita a mantenere un'estetica e delle funzionalità praticamente intatte nel corso del tempo, e chi da una parte vorrebbe avere un'esperienza più simile a quella di Android stock, che oggettivamente è molto interessante, è molto bella, ma è meno completa, e quindi qui l'utente trova magari delle cose in più. E tolti quindi quei bug di cui vi ho parlato e che ho riscontrato io, ma che anche altre persone in giro per il web stanno raccontando proprio in questi giorni, vi voglio dire ben 10 cose, 10 aspetti di questa interfaccia software per farvi capire che Huawei effettivamente dovrebbe mettere mano al codice sorgente e ridare una nuova facciata alla sua Emotion UI. Per fare degli esempi concreti, secondo me l'estetica generale cozza con quella che è la bellezza del telefono. Da una parte abbiamo un dispositivo bellissimo con un software che francamente è un po' arretrato da un punto di vista grafico. La lock screen non ha l'opportunità di espandere le notifiche, quindi non si può interagire velocemente come capita su altri dispositivi Android, e sulla lock screen non possiamo mettere gli sfondi animati, chissà come mai. C'è poi una gestione molto vecchia delle applicazioni che consumano la batteria, con la classica notifica che ci va a disturbare durante il giorno. Le gesture di navigazione che sono state implementate all'interno del software purtroppo funzionano male con i launcher di terze parti. L'Always On Display francamente è troppo limitato a livello di funzionalità, è quasi inutile e non personalizzabile. Il tema nero inserito nelle impostazioni della batteria funziona male con le app di sistema. C'è poi una gestione troppo aggressiva della RAM, molto spesso le applicazioni vengono riaperte quando magari le abbiamo chiuse 10 minuti prima. Il menu di condivisione di una foto, di un messaggio, di qualsiasi altro elemento è stato modificato e non riprende quello di Android stock, ma è molto più simile ad iOS. E soprattutto a bordo della Emotion UI si trovano delle applicazioni preinstallate che non fa piacere trovare su un telefono da 1000 euro, come ad esempio eBay, Booking oppure Facebook. Ho voluto quindi evidenziarvi questi 10 aspetti perché secondo me è necessario che Huawei prenda coscienza dell'interfaccia software che propone sui suoi dispositivi, che poi è la stessa da un telefono di 200 euro a quella di un telefono da oltre 1000 euro, e secondo me c'è davvero tanto lavoro da fare. Ci sono delle cose che sono troppo lontane da Android stock e delle cose che generalmente nell'utilizzo quotidiano danno davvero fastidio. Ma dov'è che Huawei si riprende tantissimo? Beh, ovviamente nel comparto fotografico, dove Huawei ha lavorato davvero tantissimo, e faccio un plauso all'azienda. Forse non è il comparto fotografico migliore come qualità, anche se qui l'asticella è davvero alta, ma è il comparto fotografico più versatile in circolazione, quello che ci permette di giocare tantissimo con la fotocamera del proprio smartphone, ed è stato anche fatto un notevole passo in avanti rispetto a P20 Pro, ma anche un passo indietro. Il grosso passo in avanti lo ritroviamo qui, dove oltre alla fotocamera da 40 megapixel classica per gli scatti, più quella zoom 3x per avvicinarci al soggetto, troviamo finalmente il grandangolo a sostituire ovviamente il modulo bianco e nero che era fondamentalmente inutilizzato. Il grandangolo ci permette di avere una versatilità enorme di scatto, ci permette di riprendere maggiormente un panorama o di riprendere una stanza in un ambiente magari molto chiuso, di riprendere più facilmente un gruppo di persone, ma anche di fare degli scatti super macro a 2,5 cm dal soggetto, che sono davvero incredibili.
La qualità delle foto è generalmente eccellente. Sicuramente la cosa che più mi sorprende è l'opportunità tramite il software di questa fotocamera di fare scatti in qualsiasi maniera. Possiamo scattare in RAW, possiamo scattare a 40 megapixel, possiamo scattare a 10 megapixel, possiamo avere ovviamente lo scatto notturno, capacità tipica ormai degli ultimi dispositivi di casa Huawei, e abbiamo un grandissimo range di zoom che ci permette di avvicinarci al soggetto senza perdere troppa qualità. Qui Huawei sullo zoom risulta essere totalmente imbattibile. Potrei parlare per ore della fotocamera di Mate 20 Pro, anche se secondo me è meglio che siano gli scatti a comunicare quella che è la qualità intrinseca di questi tre moduli fotografici, anche se secondo me rispetto a P20 Pro l'elaborazione talvolta viene gestita in maniera diversa e P20 Pro in alcuni contesti fa delle foto migliori, a parità però di sensore di 40 megapixel che è letteralmente identico. Potrebbe essere una piccola problematica software che verrà magari risolta nel giro di qualche patch. Interessanti anche tutte le opzioni video, forse sono un po' giocattolose, ma Huawei qui ci vuole mostrare che il telefono può fare davvero di tutto. Meno interessante la qualità del sensore da 24 megapixel frontale, che tende a dare degli scatti non particolarmente belli, anche se è interessante l'intelligenza artificiale applicata al meccanismo di HDR che consente di avere dei buoni scatti in controluce. Voglio anche spendere due parole sul comparto multimediale di questo dispositivo. Il display, come vi ho già detto, è generalmente eccellente perché supporta anche lo standard HDR e la sua altissima risoluzione è perfetta per guardarsi, ad esempio, una puntata su Netflix di un contenuto girato in alta risoluzione. Allo stesso tempo sull'audio vado a muovere un paio di critiche, non c'è ovviamente il jack delle cuffie, purtroppo è un anno che Huawei non lo propone più sui suoi top di gamma, e troviamo uno dei due speaker di sistema incastonato all'interno della porta USB Type-C. È una tecnologia interessante che consente al dispositivo di essere più impermeabile, ma allo stesso tempo significa che è più facile coprire l'uscita audio del telefono quando lo utilizziamo in landscape, e se soprattutto è inserito il cavetto Type-C all'interno del dispositivo il suono esce leggermente coperto. Mate 20 Pro arriva sul mercato con un prezzo di listino esagerato, 1099€. 1099€ che ormai sono cifre in linea con quelle di altri top di gamma. Qui Huawei alza tantissimo l'asticella, ma non arriva a quella perfezione di cui si è parlato in questi giorni. C'è del lavoro da fare lato software, magari arriveranno delle patch proprio nel giro di questi giorni, perché c'è da dire che alcune patch sono già arrivate all'estero, ma manca ancora la distribuzione in Italia. Secondo me bisognerebbe riparlare di questo telefono a inizio 2019, a gennaio, quando il prezzo sarà ancora più basso di quello che si trova già adesso street price. Siamo già a meno 300€ rispetto a questi 1099€, e magari con gli aggiornamenti si saranno sistemate alcune magagne che ho evidenziato all'interno di questo video. Quello che posso dire è che Huawei sta lavorando bene, sta lavorando in una direzione che la porterà ad essere un brand assoluto di riferimento quando si parla di top di gamma. Avrei potuto parlare per ore di questo telefono, ci sono delle cose che non ho minimamente citato, come ad esempio la modalità desktop via filo o via wireless, tutta la serie di opzioni software che si trovano solo su questo dispositivo e che magari altrove non ci sono, ma avrei dovuto parlare per ore. Qui ho letteralmente toccato la superficie di quello che è questo smartphone, ma io vi consiglio di provarlo, almeno andare in un negozio, vederlo con mano per capire che livello ha raggiunto il touch and feel di un dispositivo di casa Huawei. Come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video, soprattutto se avete acquistato Mate 20 Pro, se non avete avuto problemi, se avete avuto problemi o se intendete comprare questo splendido top di gamma nel corso delle prossime settimane. Un saluto, al prossimo video per itball.com, Andrea Ricci.